fecondi anni. C'era l'intera chiesa fiorentina per l'ultimo saluto all'arcivescovo emerito di Firenze, Silvano Piovanelli. Presenti il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia, che fu suo vicario generale, il cardinale Ennio Antonelli, a cui nel 2001 consegnò il pastorale e la guida della diocesi, e ancora il vescovo di Castellaneta, Claudio Magnago, per tanti anni suo stretto collaboratore, e Monsignor Pierluigi Celata, segretario emerito del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. Piovanelli, ha affermato il cardinale Betori, diventa adesso parte della memoria e quindi dell'identità di questa chiesa fiorentina. Nella sua omelia l'arcivescovo di Firenze ha citato ampi passaggi del testamento spirituale di Piovanelli. Io sono nato povero e sono rimasto povero e quindi non ho nulla da lasciare, ho da lasciare soltanto amore, l'amore con cui ho cercato di incontrare gli altri. E ora che sono ai momenti ultimi della mia vita, intendo fare, mettendo tutto nelle mani di Dio, il dono di me al Signore. Nelle parole di Piovanelli, ha sottolineato Betori, si sente l'eco del cardinale Elia Dalla Costa, del sindaco Santo Giorgio Lapira e di quella significativa costellazione di grandi fiorentini che hanno illuminato la nostra città, e non solo essa, nella seconda metà del secolo scorso. Nel suo testamento Piovanelli si rivolge ai preti, invitandoli a crescere nell'amore verso Gesù e verso i poveri, i malati, i piccoli, gli ultimi. Si rivolge poi ai laici, uomini e donne, in mezzo ai quali, dice, ho trovato storie di straordinaria santità. I fedeli salutano.